Ciao ragazzi, oggi cuciniamo il curry, yuppidu! Prendiamo una carota, delle patate e anche la cipolla. Nami da gade ciao, in giapponese vorrebbe dire me metto a piangere. Questi non sono video di cucina giapponese, come imparare la cucina giapponese, ma è come sopravvivere con Kumiko. Ragazzi, benvenuti su un nuovo video di cucina. Finalmente è tornata questa rubrica che mi avete richiesto. Oggi cucinerò per voi, anzi la nostra balletta cucinerà per voi, la nostra gnocca di bambù, hashtag gnocca di bambù con l'accento sulla U, un buonissimo curry. Quindi oggi veramente vi faremo vedere come fare un curry che è donna curry, scusa, buono, un buonissimo curry. Lei ha detto un curry normale. No, facciamo il curry buono. Quindi mettiamocela tutta, yuhu! Oggi cucino io curry. Vabbè, iniziamo comunque col primo. Adesso iniziamo col curry, allora. Si parte, allora apriamo il frigo. Prima cosa prendiamo la coriandante, io iterio così, Minjin. Carota. Carota. Prendiamo una carota, delle patate e anche la cipolla. Abbiamo il curry, yay! Ecco qui la nostra Kumiko all'opera. Guardate che bell'angolazione che prendo. Madonna, guardate come sono diventato un cameraman provetto. Allora, l'ultima volta siccome mi ha tagliato, questa volta vediamo di fare attenzione. Ragazzi, ormai è Master Chef, oggi cucina di alto livello. Qua ragazzi che la nostra Kumiko pulisce le patate. Una volta lavate le patate, bisogna tagliare le patate. Ha detto che l'acqua è hageshi, che vorrebbe dire è molto potente il flusso dell'acqua in questa casa. In effetti è proprio vero. Minjin kiru no ga suki? Mangiamole. Gli ho chiesto se le piace tagliare le carote e ha detto cazzo dici. Mangiamo un pezzo di carota. Non so perché prima non andava niente in focus, però finalmente sono riuscito a fare andare a fuoco. Kumiko, nani shiteru? Sta togliendo la buccia. Se continua a lamentarti, non è che il curry si fa da solo, bambina mia. Per gli amanti di Kumiko, facciamo vedere la maglia. It looks good. It looks great on you. Che ne dite? Scrivetemi nei commenti se secondo me questa maglia, dall'inglese improponibile, le sta bene. La cipolla. Onion. Cipolla. Nami da gade ciao in giapponese vorrebbe dire me metto a piangere. Ok, bene, adesso ci abbiamo tutto l'indispensabile per il nostro curry. E adesso ci spostiamo nella pentola. Abbiamo l'olio extravergine Bosco. Ci aggiungiamo anche un po' di pollo, visto che ne abbiamo preso in quantità industriale. Abbiamo il pollo. Qui Kumiko che taglia il pollo. Nanka ne kiru dake demo wakaru ne. Ryori ammari tokui dewa arimasen. Mukatsuku da omaera. Gli ho detto che basta vedere come taglia il pollo per capire che proprio Kumiko non sa cucinare. Questi non sono video di cucina giapponese, come imparare la cucina giapponese, ma è come sopravvivere con Kumiko. Guarda che hai in mano il coltello, quindi in effetti potrei smetterla di dire queste cose. Teniamoci a una distanza di sicurezza. Ciao, anzenna kyorio. Allora, l'ho lasciata sola due minuti, Kumiko sta già facendo scoppiare casa. Mettete tutto in pentola, signore e signori, guardate qua che lavoro di squadra. Aggiungiamo l'acqua, a posto così, e adesso li mettiamo a cuocere. E chiudiamo qui per il nostro curry. Bene ragazzi, abbiamo lasciato qua a vaporare, a cuocere al vapore un po'. E adesso aggiungiamo un po' di questi pezzi di curry. Mettiamo uno e due pezzi. Li mettiamo tutti. Non sappiamo le proporzioni, ma facciamo a occhio. Verrà uno schifo, già me lo immagino. E adesso bisogna un po' mescolare con cura. Kumiko ha detto che non ha mai cucinato molto il curry, quindi non è bravissima. Io praticamente le ho detto che anche se non ci diceva che era una delle prime volte che faceva il curry, lo capivamo che era la prima volta che lo faceva. Lei fa: ma non è proprio la primissima volta. Io le dico sì, vabbè, però faceva più bella figura se diceva che fosse stata la prima volta. Vabbè, lasciamo il curry qui un po' a amalgamarsi e poi ci vediamo più tardi. A proposito, trovate sia Kumiko che Sebastiano su Instagram. Io ho tra l'altro due canali, quindi andateci a cercare. Io ho quello in inglese che è chiocciola Sebastiano Serafini, quello in italiano che è chiocciola Sebastiano Serafini _ la barra sotto Giappone, e il suo Kumiko no Instagram Nani, e lei la trovate sotto Arai Kumiko. Quindi andateci a seguire su tutti questi tre social se già non lo fate. Vabbè, e qui lasciamo a prepararsi il curry. Bene, abbiamo
spento il fuoco adesso che è passato 15 minuti e adesso penso che è quasi pronto. Per il riso uso questo, come l'ha portato un mio amico, dovrebbe essere un riso super healthy, quindi lo metto nel microonde, lo scaldo e lo mangiamo insieme al curry. Pronti? Via! Wow, ecco il riso! E finalmente è pronto il nostro curry. Ta-da-da-dan. Guardate che aspetto magnifico. Assaggiamo il curry. Buon appetito! Buon appetito, buon appetito. Buon appetito anche a te. Giù, mamma, ningente, avete mio. Che poi, vai. Ma che te avete mio? Mandavano ancora un pezzo. Maybe ningin ga oshiku dekine katta kamoshirene. Oishii yo, ningin mo. Lei dice che è buono. Oishii, oishii. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti. We are the fire.